possiamo cominciare. Vediamo se si sposta un secondo la banda. Ok, esatto, vado in presentazione live con la diapositiva corrente. L'argomento è studio in una curva in coordinate parametriche e questo è un webinar per lo sviluppo professionale dei docenti in quest'anno scolastico 2020-2021. Fantastico. Nuovamente dalla DAD siamo il gruppo YouTube Italia, Teacher Teaching with Technology, e siamo praticamente fornitori di TCube Italia. TCube Italia fa parte della Campus Store Academy dal 1 gennaio 2018, e sapete che la Campus Store Academy è stata riconosciuta quale ente formatore proprio all'inizio di quest'anno scolastico. TCube Europe fa parte del progetto mondiale della Terza Settimana per la formazione di insegnanti di tutto il mondo e di educatori proprio sulle tecnologie della Terza Settimana. Nell'ultimo weekend c'è stato il convegno virtuale a livello mondiale dove ci siamo ritrovati e abbiamo condiviso delle pratiche didattiche d'uso sugli sviluppi delle ultime tecnologie. Europa è un'associazione STEM, Science, Technology and General, che ha insegnanti di tutta Europa in 12 paesi e lavora direttamente con università, istituti, centri di ricerca, associazioni e, come vi dicevo, fa parte della Campus Store Academy. L'offerta formativa è una formazione, un'offerta certificata e proprio c'è lo sviluppo di materiali didattici in linea generale con quelli che sono i programmi locali e sono quelli che praticamente noi durante questi webinar vi presentiamo e che avrete l'opportunità di visionare anche scaricando i materiali che vi mettiamo a disposizione. TCube Europe lavora appunto, come vi dicevo, con l'università e sta monitorando anche i risultati dell'apprendimento, quello che è l'apprendimento ibrido a distanza e in presenza, e adesso per parecchi alunni a distanza proprio per la situazione di pandemia che è di questo anno intero. L'esperienza di TCube Europe è ventennale e accompagna appunto le generazioni con l'intendimento di portarle a un cambiamento didattico curricolare e allo sviluppo delle competenze proprio con una didattica laboratoriale. I formatori di TCube Italia sono le persone che vedete qua rappresentate, riconoscerete sicuramente dei volti che sono notissimi nell'ambito della didattica, della matematica e delle STEM e che hanno praticamente messo a disposizione quella che è la loro esperienza, in alcuni casi pluriventennale, diciamo proprio nell'uso delle tecnologie, nelle pratiche esperienziali e proprio negli studi. Di caso anche con esperienze e sperimentazioni. Noi facciamo parte ormai del programma di webinar che è fra tutti i paesi europei e in particolare anche quello italiano e ormai ci ritroviamo nel terzo mese del 2021. Dove abbiamo presentato tutta una serie di webinar. Il precedente era appunto quello dei luoghi geometrici che ha visto Pierangela Accomazzo. Adesso abbiamo quello dello studio della curva in coordinate parametriche e tutto il programma fino a questo mese lo trovate sul sito di TCube Italia nella pagina dei webinar. L'indirizzo è quello qui indicato. La pagina dedicata ai webinar è estremamente, diciamo, utile anche in questo momento perché può offrire
un report di quello che è stato l'organizzazione dall'inizio della pandemia in poi con i webinar che erano registrati con tutti i materiali, ma potete anche iscrivervi ai webinar successivi. I webinar sono proprio uno strumento di formazione, però nel dettaglio Raffaella Fitz, che sarà insieme a noi nella parte finale del webinar, vi potrà erudire su quelle che sono ulteriori opportunità proprio della formazione. I webinar che voi trovate nella sezione dedicata on demand sul sito ufficiale di TQB Italia, voi avete l'elenco, avete la data, il titolo, il tipo di tecnologia che potete utilizzare e poi avete questa voce più dettagli. Cliccandola si apre una mascherina, una box dove voi potete trovare il formatore, il programma, il collegamento alla registrazione del webinar e i materiali che sono stati utilizzati nel webinar proprio con diciamo, l'utilizzo delle tecnologie Inspire CX in particolare. Quella tecnologia che è permessa poi all'esame di maturità. Sappiamo che all'esame di maturità i ragazzi dovranno portare un elaborato e potrebbe essere particolarmente interessante che nelle proposte loro possano sviluppare, magari utilizzando il software specifico anche di programmazione oppure l'emulatore oppure la loro calcolatrice collegata con la LIM per presentare un lavoro che metta in evidenza le loro capacità, le potenzialità e tutto ciò che loro hanno sviluppato e personalizzato nel quinquennio della scuola superiore. Il prossimo webinar ci vedrà impegnati il 23 marzo, sempre alle 17, con Piero Romano. Il topic sarà logaritmo, funzioni ed equazioni con problemi vari. Anche qui, quando voi vi iscriverete, avrete il collegamento ipertestuale che vi darà l'argomento nel dettaglio del webinar che noi faremo e potrete proprio per allora mandarci anche tutta una serie di indicazioni e di domande. Come al solito, per iscrivervi, voi potete utilizzare già direttamente, se non l'avete fatto, l'indirizzo accorciato, collegarvi e la password sempre è T3 Italia. Accedere. Quindi il ciclo di webinar prevederà poi un ulteriore intervento il 30 di marzo con Conin dalla costruzione alla rappresentazione algebrica dove avremo sempre Piera impegnata nella presentazione della proposta formativa con tutti i materiali a messa a disposizione. Gli obiettivi della formazione in questo contesto sono un pochettino sempre i soliti, cioè comprendere le potenzialità degli ambienti del software, comprendere la funzionalità, supportare non solo per l'esame di maturità, ma per tutto il quinquennio quello che sono le conoscenze, le abilità, ma soprattutto le competenze per essere dei problem solver e essere anche dei critical think, in modo tale da essere poi successivamente competitivi per quanto concerne la vita futura, sia nel contesto di studio e sia nell'ambito lavorativo, qualora i vostri studenti decidano di dedicarsi a una professione. E quindi quello che noi miriamo a condividere con voi sono alcuni spunti didattici che possono essere utilizzati anche in questi mesi e che possono far riflettere i vostri studenti in modo tale che siano un attimo più consapevoli che anche se si trovano a distanza, se sono in presenza, la calcolatrice grafica e il software sia per studenti connesso, ma che voi potete condividere con loro, possa essere un motivo di comprensione proprio di quelli che sono i contenuti che dobbiamo veicolare, ma riescano anche ad essere un motivo di ricerca di quelle che sono
le conoscenze e le competenze proprio per il futuro, visto che la matematica sarà uno dei punti di forza proprio per lo sviluppo futuro. Il relatore odierno è Luigi Tomasi, voi sapete che è un formatore di TQB Italia da molti anni. Un'esperienza fortissima sull'uso delle calcolatrici, è autore di libretti, relatore in webinar e in convegni, voi l'avete incontrato spesso e volentieri, ed è professore di matematica e fisica, ma anche insegna all'Università di Ferrara. Raffaella Fizia, la referente TQB Italia, la Science Director di Campus Tor, e sarà con noi proprio per indicarvi alcune proposte che voi potete fare ancora con i vostri studenti. E io sono Virginia Alberti, formatore per la Lombardia e insegno all'Istituto di Istruzione Superiore Benedetto Castelli di Brescia nel triennio prevalentemente, e nel mio istituto noi abbiamo un Thyssen Lab proprio, cioè usiamo la tecnologia Texas Instruments con rover, sensori, anche a distanza, perché Brescia purtroppo è tristemente famosa in questo periodo, ma è un momento in cui i ragazzi, quando hanno a disposizione questa tecnologia, liberano la loro creatività e quindi in un istituto tecnico industriale questo risulta essere un punto di forza decisamente importante. Ecco che abbiamo con noi Luigi, io adesso do a Luigi il segno del potere, nel senso che gli trasferisco il comando per poter condividere la sua attività e auguro Luigi un buon lavoro e lo ringrazio perché è sempre molto disponibile a raccogliere le nostre richieste per condividere quella che è la sua esperienza proprio ormai importantissima. Con degli spunti anche di lavoro estremamente creativi. Ok. Allora, Io speriamo. spero che si Vediamo un veda. secondo Spero. qualche cosa Sì. sotto. Ecco, meglio. Perfetto. Adesso io mi ammutolisco e ti lascio proprio la presentazione. Buon lavoro, Luigi. Grazie. Grazie Virginia. Buonasera a tutti. Allora, il tema di questo webinar è un tema matematico che però ha dei collegamenti molto stretti con la fisica in particolare. Vediamo un po'. Allora, qui l'introduzione è la conoscenza, insomma, il perché dell'uso di queste calcolatrici grafiche, e abbiamo già detto che hanno il vantaggio di poter essere utilizzate con molta flessibilità e agilità, sia per quel che riguarda gli spazi, l'utilizzo in classe, sia per quel che riguarda i tempi. Hanno anche il vantaggio, come sappiamo, di essere permesse all'esame, anche se quest'anno sappiamo che l'esame sarà solo di colloquio, anche se devono preparare un elettorato, insomma. E questo mi sembra che sia l'ottavo di una serie di webinar che sono già stati presentati da Virginia, quindi non mi dilungo ulteriormente. E ovviamente l'idea è quella di dare alcuni spunti didattici, spero che si senta, da proporre agli studenti con l'uso della calcolatrice grafica e con il software collegato. E naturalmente utilizzerò alcuni ambienti della calcolatrice, prima di tutto l'ambiente di calcolo, che sarebbe la calcolatrice all'interno della calcolatrice, in un certo senso. Userò moltissimo l'ambiente grafici collegato con l'ambiente di geometria e qualche volta utilizzerò anche l'ambiente che permette di inserire commenti, istruzioni, attività interattive nei documenti della calcolatrice. Come sappiamo, la calcolatrice, soprattutto per essere presentata in classe, ha bisogno di un collegamento con il software, quindi il software
In collegamento con la calcolatrice, sapete che il software parla con la calcolatrice, la calcolatrice parla con il software, è possibile trasferire file dalla calcolatrice al software e viceversa. E il software può essere presentato in classe a tutto schermo e c'è una versione per gli insegnanti e una versione per gli studenti. Sapete già come si fa ad aggiungere un'applicazione, quindi quando si apre un nuovo documento, per inserire un'applicazione si preme il tasto Ctrl seguito da Doc e poi si sceglie una di queste applicazioni, che possono essere grafici, logica, geometria, calcolatrice, NOTS. E questo l'abbiamo già detto diverse volte. Allora, adesso c'è una piccola premessa di carattere matematico e anche fisico, se volete. E allora, le coordinate parametriche sono un tema estremamente importante. A volte lo utilizziamo senza dire che si tratta delle coordinate parametriche. Si tratta di un tema importante per lo studio delle curve, luoghi geometrici e in particolare per la fisica, dove spesso le traiettorie di una particella di un punto sono appunto studiate in forma parametrica e non sotto forma cartesiana esplicita. Anche se la forma cartesiana esplicita è dominante, però basta fare qualcosa di cinematica oppure parlare un po' della traiettoria di una particella e il parametro è il tempo. E quindi molto spesso, sia nel piano che nello spazio, noi dobbiamo presentare l'ascissa che è una funzione del tempo. L'ordinata è una funzione del tempo, se fossimo nello spazio ci sarebbe una terza funzione z di t che è una funzione, un'ulteriore funzione h del tempo, con il tempo che può, con il parametro diciamo matematicamente, che può andare da t0 a t1 oppure appartenere ai reali, oppure appartenere ai reali positivi e così via. Il vantaggio delle equazioni parametriche è che io posso rappresentare anche una parte della retta, cioè un segmento, una semiretta, quel che mi interessa, oppure posso presentare un arco di curva. E quindi l'uso delle coordinate parametriche andrebbe valorizzate anche nella geometria analitica del piano, non solo nello spazio. Nello spazio sono proprio essenziali. Non si può fare geometria analitica dello spazio senza le coordinate parametriche di una retta. E andrebbero fatte anche nel piano. Come si fa a parametrizzare una retta? Allora, il modo più semplice è prendere x di t uguale a t. E la normale funzione, insomma, di una retta sotto forma esplicita diventa m per t più q. E se voglio un segmento di questa retta faccio variare t da t con 0 a t con 1. Le equazioni parametriche hanno il vantaggio di poter esprimere una retta qualunque. Voi sapete che invece la forma esplicita di una retta y uguale mx più q, su cui tanto insistiamo, che è importantissima, però come sappiamo non rappresenta qualunque tipo di retta. Le rette parallele all'asse delle y non sono rappresentate dall'equazione esplicita. Le equazioni parametriche hanno il vantaggio di poter esprimere anche una retta parallela all'asse y. Insomma, qui ho fatto un esempio, x di t uguale a 2 e y di t qualunque t. Quindi io riesco ad esprimere anche le rette che normalmente la forma esplicita non riesce ad esprimere. Allora, come si fa a inserire una curva sotto forma parametrica? Allora, la calcolatrice ha un ambiente apposito, quindi si inserisce che cosa? Una pagina di grafici e poi si preme menu. Adesso lo vedremo e poi inserisci modifica grafico
e c'è proprio, come voi vedete, parametrica. Quindi vuol dire inserisci una curva in modo parametrico, una curva parametrica. Esempio, questo è un esempio banale, ma volevo far vedere, insomma, che sarebbe bene utilizzare le equazioni parametriche, le coordinate parametriche anche per le rette. Volevo fare almeno un esempio. Allora, quando io seleziono parametrica, compare uno schema in cui mi dici: dammi la prima curva parametrica, x1. Io gli ho dato 2 più t, y1 di t gli ho dato 1 più t. Lo so che è banale, lo so che è banale, perché insomma, come cosa dobbiamo spiegare ai nostri allievi? Come fai a ottenere l'equazione cartesiana? Ricavi t in una delle due equazioni e la stessa riesci, e vai a sostituirlo nell'altra e ottieni l'equazione cartesiana. Però il problema è che lavoriamo molto spesso solo con l'equazione cartesiana, mentre è molto importante lavorare anche con le coordinate parametriche. Se poi fanno computer graphics in qualche modo, le equazioni parametriche sono essenziali per disegnare qualche cosa al computer, qualche curva o qualche retta, segmento e così via. Qui vedete le equazioni parametriche che forse di una retta, forse vi ricorderanno i tempi dell'università, perché a volte non le facciamo. Insomma. Io vedo il punto iniziale, x con 0, y con 0, vedo un vettore direzione, x1 meno 0, y1 meno y con 0, al variare del tempo t ottengo i punti di questa retta. Pensiamo che sia il tempo, e che sia una traiettoria rettilinea oppure un parametro. Ecco, adesso vediamo ad occhio identificare la curva parametrizzata di equazioni di t uguale a 2t, y di t uguale a t quadro. Allora, lo so che è facilissimo, cioè in questo caso è facilissimo pensarci. Ricava t dalla prima equazione che è di primo grado e quindi riesci a farlo subito, x mezzi. Sostituisci al posto di px mezzi, ti risulterà x al quadrato quarti. Quindi queste sono le equazioni parametriche di una parabola di equazione cartesiana y uguale un quarto x al quadrato. Allora dobbiamo immaginare al variare di t nei reali il punto di coordinate x di t, y di t traccerà tutta la nostra parabola. Ovviamente molto spesso non prendiamo t nei reali, ma prenderemo t. Se voglio un arco di parabola, dovrò fissare un intervallo. Se io scambio il ruolo della x e della y, non c'è problema, nasce la parabola di equazione un quarto y al quadrato, che è quella che ho disegnato qui in forma parametrica. Come voi vedete, dentro il nostro software, dentro la calcolatrice, scelgo parametrica e inserisco x di t uguale a t al quadrato, y di t uguale a 2t, e poi devo dare un intervallo per il parametro t. L'uso delle coordinate parametriche, quale vantaggio ulteriore ha? Favorisce il lavoro con i vettori. Altro argomento importantissimo di contatto tra la matematica e la fisica. Però i vettori non sono usati solo in matematica e fisica, sono usati anche se uno studia economia e così via. I vettori sono fondamentali, per non parlare di chi studia informatica e di chi studia computer graphics. Quindi, se io ho un punto che si muove, fra poco prenderò in esame effettivamente la calcolatrice e il software. Allora, se io ho un punto che varia su questa parabola, posso congiungere con questo punto. E in questo modo si capisce cosa significa vettore posizione, no? Serve per studiare cinematica. Che cos'è il vettore posizione? Suppongo di essere nell'origine, che è il punto di osservazione, e immagino un vettore che congiunge questo punto di osservazione con il punto che si sta muovendo sulla traiettoria. Quindi
Questo si chiama vettore posizione. Bene, allora adesso proviamo a vedere un po', quindi identificare la curva parametrizzata da queste equazioni. Allora, tra le varie coordinate parametriche, di sicuro ce ne sono alcune che bisogna sapere a memoria. Quindi x di t uguale a r per il coseno di t, y di t uguale ad r per il seno di t. Adesso ci conviene aprire l'ambiente della calcolatrice e andare a vedere qualche esempio semplice, quindi circonferenza in coordinate parametriche. Allora, io faccio CTRL DOC per aggiungere che cosa? Una pagina di grafici, per esempio. Allora, di default sapete che questo software e anche la calcolatrice ci propone una funzione esplicita, no? F di x. No, io voglio inserire che cosa? Quindi in menu vado ad inserire parametrica, parametrica. E mi propone, si vede che c'è già una curva memorizzata in questo file, perché mi propone. X2 vuol dire dammi le equazioni parametriche della seconda curva che tu vuoi disegnare. Allora io scrivo per esempio 0,6, beh, sarebbe importante intanto che lo sapessero col numero 1 che moltiplica coseno di t, e poi vado qui e scrivo sin di t, come si chiamano le funzioni. Dice, guarda, ti propongo come variazione da 0 a 6,28. Mi va bene, così fa un giro completo. Ti propongo come step, cioè incremento per il parametro 0,13. Beh, potrei anche cambiare oppure accettare. E quindi invio. Allora, io vedo una circonferenza. Vabbè, è una cosa fondamentale che devono sapere. Devono tutti gli studenti, penso, qualunque sia il tipo di studi, io ho parametrizzato che cosa? Ho parametrizzato i punti di questa curva. I punti di questa curva. In ogni istante c'è un punto. Allora adesso io voglio creare uno slider che, come sapete, in questa calcolatrice si chiama cursore. No, l'hanno tradotto in maniera proprio italianizzato. Inserisci un cursore a scorrimento. Questo qui voglio che si chiami che cosa? Che è un tempo. E che valore voglio che 1 mi va bene. Valore minimo 0. Valore massimo facciamo 2 volte pi greco, 2 per pi, 2 per pi. Automatico l'incremento, se non mi piace automatico, scriviamo che cosa? Scriviamo per esempio 0,05. OK, cosa succederà? Ha creato, come vedete, ha creato un cursore che io posso trascinare. Adesso voglio creare un punto sopra la curva che obbedisca al valore di questo parametro. Come si fa? Allora, menu si va in geometria, si usano i potenti mezzi dell'ambiente di geometria, punti, e voglio un punto indicato tramite le coordinate. Allora, lui mi propone un punto a casaccio, io gli dico per favore, guarda, io voglio x di t che abbia ascissa x di t, invio, e che abbia ordinata y di t, invio. Allora, qui non ha riconosciuto quello che ho fatto, non so il motivo per cui non l'ha riconosciuto. Si vede che l'ho scritto maluccio. Vediamo un po'. Devo aver fatto qualcosa che non gli è garbato. Allora, vediamo un po' se riesco adesso a farlo, se no ho l'esempio pronto, scusate. Di solito succede così quando uno fa le cose in diretta. Allora, io vorrei x di t, vediamo qual è il problema. Errore di sintassi addirittura. E ha anche ragione perché, ditemi, si chiama x2 e quindi ha ragione lui. Mi spiace dargli ragione. E come si chiamano le coordinate? Ditemi, si chiamano y2.
E quindi ha ragione lui a rifiutare quello che faccio. Allora mi ha creato un punto sopra la circonferenza. Allora adesso io ho il comando di questo punto tramite questo parametro che serve per capire, insomma, che il parametro decide come si fa, insomma, a muovere quel punto sopra la circonferenza. Adesso le coordinate potrei anche nasconderle perché mi danno fastidio. Creo anche il punto, sempre di geometria, per esempio, potrei creare un punto qui che è l'origine degli assi. E poi, sempre tramite l'ambiente di geometria, potrei usare che cosa? Un vettore che congiunge questo punto con quest'altro punto, però non devo aver preso il comando vettore, chissà se l'ho selezionato. Quindi 9 vettore. Questo punto con questo punto, niente, non vuole farmi il vettore. Non so cosa stia succedendo. Comunque, vediamo un po'. La stessa cosa qui l'avevo fatta usando, per esempio, vedete il cursore, ho creato un cursore che comanda questo punto, che si chiama vettore posizione. Poi ho costruito anche che cosa? Ho costruito anche il vettore velocità. Questo vettore velocità, come si fa a costruire? Potrei eliminarlo e costruirlo di sana pianta qui. Allora, per costruire il vettore velocità bisogna che sappiano un pochino di fisica. Allora, chi sono le componenti del vettore velocità? Le componenti del vettore velocità saranno la derivata prima della x rispetto al tempo e la derivata prima della y rispetto al tempo. Quindi dovrei costruire che cosa? Dovrei costruire un vettore che ha origine in x di t, y di t e poi aggiungere che cosa? Aggiungere la derivata prima rispetto a della x rispetto al tempo e la derivata prima della y rispetto al tempo. Allora, ho creato questo vettore, quindi se io andassi a vedere questi punti, che coordinate hanno, questo dove ho l'indice adesso, la manina che indica, ha coordinate, abbiamo visto x di t, y di t. Questo punto quassù, se riuscissi a vederlo, l'ho quasi nascosto perché mi dava fastidio. Quel punto lì ha coordinate x di t più la derivata prima della x rispetto al tempo. Allora, in questo modo io ho ottenuto che cosa? Ho ottenuto il vettore velocità. Potrei anche andare a disegnare che cosa? Il vettore accelerazione. Ovviamente qui che tipo di moto ho? Ho un moto che è circolare, uniforme, il modulo della velocità rimane costante, è sbagliato dire che la velocità rimane costante, il modulo della velocità che rimane costante e quindi ci sarà unicamente che tipo di accelerazione, non so se l'ho costruita, un'accelerazione che è quella centripeta. Accelerazione centripeta, non c'è accelerazione tangenziale come in una rotatoria. Se vado a velocità costanti in una rotatoria, non c'è accelerazione tangenziale, ma c'è solo quella centripeta. Allora vorrei chiudere questo documento. E prendiamo adesso un esempio da una simulazione che hanno dato, un esempio preso da una simulazione. No, qui ho saltato una cosa di cui dovevo parlare. Se volessi una circonferenza non centrata sull'origine, come si fa a scrivere le sue equazioni parametriche? Allora, se il centro è x con 0, y con 0, x di t deve essere x con 0 più r come prima per il coseno di t. Qui c'è la figuretta, insomma, se io voglio la circonferenza di centro 2, 1. Come faccio? Devo scrivere le coordinate parametriche 2, la fissa del centro più il raggio per il coseno di t, e insomma il concetto di traslazione. E se voglio ordinata 1, 1 più il raggio per il seno di t. Ok.
Naturalmente, se io volessi solo un arco di circonferenza, adesso qui ho scelto da 0 a 2 terzi di pi greco, quindi gli do coseno di t, seno di t, oppure moltiplicato r se il raggio deve essere diverso da 1, con, gli ho dato con t che varia da 0 ai 2 terzi di pi greco. E posso disegnare gli archi che voglio, archi di circonferenza. Andiamo oltre. Allora, nel dicembre 2018 c'è stata una simulazione di matematica e fisica per l'esame di Stato che doveva essere di matematica e fisica, una prova di matematica e fisica. Non so se ve lo ricordate. Allora, quella simulazione è stata un po' un problema perché poi si è scoperto che alcuni quesiti erano stati copiati da un libro russo degli anni 70, che è stato poi trovato in rete, Problems in General Physics. E comunque uno dei quesiti era il seguente, e doveva essere un quesito di collegamento tra la matematica e la fisica. Allora, quarto quesito di questa simulazione. Un punto materiale si muove nel piano XY secondo la legge oraria A per il seno di omega t, A per 1 meno il coseno di omega t, con A e omega costanti positive. Determina la distanza del punto dall'origine al tempo t uguale a tau, e le direzioni dei vettori velocità e accelerazione all'istante t uguale a 0. Allora, queste due equazioni le devo inserire in un file. I parametri A e omega diventano due slider. Allora, torniamo un attimo a questo. Allora, qui, come vedete, ho creato due slider. Uno è quello del parametro A, che in sostanza si è scoperto che era il raggio della circonferenza. È un parametro omega che non è altro che la velocità angolare. Inserendo, come ho fatto prima, uno slider sul tempo, io posso andare a disegnare il vettore posizione lo vedete qui, insomma, dall'origine al punto P. E poi mi sono fatto dare che cosa? Mi sono fatto dare il vettore velocità. Come vi dicevo prima, per disegnare il vettore velocità, che cos'è che ho fatto? Allora, potrei cancellarlo e provare a rifarlo di sana pianta. Allora, io devo crearmi un punto. Più esattamente sarebbe meglio che dicessi, è meglio creare un vettore, che però non so se ho tempo di fare, se mi risponde per benino. Allora, vettore. Allora, vettore deve avere punto iniziale in P, e quindi devo fare un clic qui, e poi deve arrivare in un altro punto. E questo punto adesso lo definisco, quindi questo punto vorrei definirlo, come un punto tramite le coordinate. Quindi preferisco creare prima il punto finale del vettore velocità. Quindi cos'è che devo fare? Devo usare geometria, devo andare su vettore, anzi preferisco creare il punto finale del vettore, quindi tramite le coordinate. Lui mi propone meno 3.11, io gli dico x di t, controlliamo se si chiama x di t, sì, più che cosa? La derivata prima. Derivata prima, pur non essendo CAS questa calcolatrice, ha la derivata prima di x di t, cioè della ascissa, della funzione ascissa, invio. Poi devo fare lo stesso lavoro per quanto riguarda l'ordinata, quindi y di t più la derivata prima, che la trovo qui nella calcolatrice derivata prima,
rispetto al parametro t della y di t. Adesso questo punto mi risulterà abbastanza lontano da qui probabilmente, quindi potrei, ecco, vedete, è molto lontano lassù, lontanissimo. Allora, quindi il vettore velocità dovrei andare a prendere geometria, prendere vettore e disegnare da questo punto a questo. Questo è il nostro vettore velocità. In scala è troppo lungo, insomma, ma comunque portate pazienza, si potrebbe per esempio dividerlo per un fattore 2, per un fattore 3, quello che volete. Adesso il vettore velocità è questo. Allora, questo vettore velocità, ovviamente io vedo come deve essere, che è sempre tangente alla traiettoria. Quindi con questo metodo io posso studiare qualunque curva e vedo che il suo modulo, che potrei chiedere quant'è, come si fa? Si va sempre in geometria, si va su misura, misura una lunghezza di questo vettore e mi dice che è 4u. 4u. Al variare del tempo, se faccio un'animazione sul tempo, io vedo che la lunghezza di questo vettore è sempre 4, però la sua direzione cambia continuamente. Allora, e so che il vettore è tangente alla traiettoria e posso chiedere ai miei studenti che facciano fisica o no, lo devono sapere anche in matematica, che tipo di moto è se il modulo della velocità è costante? E il vettore velocità, come sappiamo, è sempre tangente alla traiettoria. Che tipo di moto è? E insomma, devono dirmi che si tratta di un moto circolare uniforme. In effetti era un moto circolare uniforme. Se io andassi avanti, adesso non ho tempo di farvi anche la costruzione del vettore accelerazione, e questo qui arancione, non so se lo vedete, si scopre che il vettore arancione è sempre diretto verso il centro, cioè l'accelerazione, ditemi, l'accelerazione è sempre diretta verso il centro. Quindi se io andassi per esempio a creare la traccia, bisognerebbe che fermassi questa animazione, fermarla, stop animazione. Però ce ne sono due di punti qui. Se io disegnassi la retta di questo vettore, scusate, accelerazione, l'accelerazione passa sempre per il centro della circonferenza. Passa sempre per il centro della circonferenza, quindi, ed è costante come modulo, dovrei andare a misurarla, costante come modulo e quindi come faccio a farmi il calcolo? In una pagina calcolatrice gli dico fammi la derivata prima x' di t d su dt di t al quadrato più d su dt di y di t al quadrato e mi dice che fa 16. Radice quadrata di questa roba qui fa sempre 4. Quindi il modulo della velocità è costante. Il modulo della velocità è costante. Ok, la stessa cosa potrei fare per l'accelerazione e scoprire che è sempre diretta verso il centro e quindi che effettivamente è un'accelerazione centripeta. Chiudi anche questo file e andiamo avanti senza salvare. Moto parabolico, anche questo è un argomento obbligatorio, specialmente chi fa fisica, oltre a matematica, però è obbligatorio. Tutti lo devono sapere. Molto spesso ci dimentichiamo di dire, guarda, che in fisica un moto parabolico si studia meglio con le coordinate parametriche. Allora, cosa dovrei fare qui? Dovrei disegnare che cosa? Portare questo nell'origine, disegnare il vettore velocità iniziale. Il vettore velocità iniziale posso cambiarne il modulo, non so se vedete, cambiarne il modulo tramite un cursore. Quindi cambiando il modulo, non cambio l'angolo, posso anche cambiare l'angolo e vedere la traiettoria come cambia cambiando l'angolo.
Quindi il vettore velocità iniziale lo proietto sull'asse delle x. Come si fa a proiettarlo sull'asse delle x? V0 per il coseno di alfa dell'angolo di tiro, l'alzo, insomma. E poi lo devo proiettare sull'asse delle y, V0 per il seno di alfa. Quindi sull'asse delle x ho un moto, trascuriamo l'attrito, la resistenza dell'aria, si sta muovendo nel vuoto, supponiamo. Allora, V0 per il coseno di alfa sarebbe V0x per il tempo, V0 per il seno di alfa per il tempo meno un mezzo g di quadro, quindi sull'asse delle y ho un moto uniformemente accelerato, scusate se sto dicendo cose banali, ovviamente. Allora, io posso al variare del tempo fare un'animazione sul parametro t, che è il tempo in questo caso, e andare a vedere il vettore velocità che è sempre tangente alla traiettoria, come deve essere, e in verde vedete il vettore accelerazione. Allora, chi è il vettore accelerazione in questo tipo di moto mai? Allora, siamo sulla Terra perché ho scritto 4.9 meno 4.9, quindi se fossi sulla Luna dovrei scrivere un sesto di questa cosa qui. Su Marte un'altra cosa ancora. Comunque voi vedete che facendo i nostri calcoli come abbiamo fatto in precedenza, si scopre, come si deve scoprire, che l'accelerazione è costante ed è diretta verso il basso. Allora, per controllo di quello che avevo fatto, gli ho detto: per favore, fammi la derivata seconda della x di t. 0, quindi vuol dire che il componente x dell'accelerazione è 0. Trovami il modulo dell'accelerazione. Mi risponde 9.8. Trovami la derivata seconda rispetto al tempo della componente y. Lo so che sono cose banali, mi scrive effettivamente meno 9.8 perché l'asse y è verso l'alto, l'accelerazione è verso il basso. Va bene. Allora, questo è un argomento fondamentale e avete visto più o meno come si fa. Non ho avuto tantissimo tempo per spiegare ogni particolare. Come si fa a parametrizzare un'ellisse? Torniamo alla presentazione. Il tempo sta diminuendo paurosamente. Come si fa a parametrizzare un'ellisse? Allora, è come nella circonferenza, basta moltiplicare per un parametro A il coseno di t e per un parametro B il seno di t. E le vedete qui, l'ho creato e facendo variare t da 0, se voglio tutta l'ellisse, tranne un pezzettino perché 2π greco non è 6,28, è 6,283 8, insomma, quindi qui mancano 3 millesimi di ellisse circa nella figura. Basta scrivere il valore vero qui. Come si fa a parametrizzare un'ellisse che non ha per centro l'origine degli assi, la solita ellisse che ha centro canonica, insomma? Basta il centro, metterlo x con 0 più a per il coseno di t, y con 0 più b per il seno di t. Sono utilissimi esercizi che si possono fare in classe sulle equazioni parametriche. Poi per fare l'iperbole purtroppo serve che cosa? Servono il seno iperbolico e il coseno iperbolico. Chi è il seno iperbolico di x? E alla x meno e alla meno x fratto 2. Che cos'è il coseno iperbolico di x? E alla x più e alla meno x fratto 2. E qui le vedete disegnate in tutto il loro splendore. Il coseno iperbolico è una funzione pari, come succede in trigonometria, e il seno iperbolico è una funzione dispari. Che legame c'è tra queste due funzioni? C'è un legame fondamentale, che è l'analogo dell'identità goniometrica fondamentale. E qui c'è l'identità non so, iperbolica, non so come chiamarla, fondamentale. Il coseno al quadrato meno il seno al quadrato iperbolico naturalmente è uguale a 1. E quindi otteniamo che cosa? Possiamo parametrizzare che cosa? Un'iperbole qualunque. L'iperbole può essere parametrizzata in questo modo. Serve il coseno iperbolico. Quindi se io voglio un'iperbole che abbia
Insomma, questo valore che si chiama A minuscolo, il semiasse trasverso A minuscolo, 4, e come semiasse non trasverso 3, allora basta scrivere 4 per il coseno iperbolico di t, 3 per il seno iperbolico di t e per variare t. Però in questo modo, sorpresa, ottieni solo il ramo con le x positive. Come si fa a ottenere l'altro ramo? Bisogna fare altre due equazioni parametriche, meno 4 per il coseno iperbolico di t, 3 per il seno iperbolico di t. E questo l'ho appena spiegato, vediamo un po', detto tutto su queste cose. Altre curve divertenti sono in coordinate parametriche, molto importante perché per chi fa elettronica e informatica in generale, le curve di Lissajous, dal nome di un fisico matematico francese dell'Ottocento. Quindi le coordinate parametriche A per il seno di n per t, dove n è un numero intero, B per il seno di m per t, con t che viaggia da 0 a 2 pi greco. Quindi si possono ottenere vari tipi di grafici, per esempio questo a forma di 8 in qualche modo, seno di 2t, seno di t, oppure questa stessa rovesciata che un anno hanno dato all'esame di maturità, quando si chiamava ancora maturità del Piano Nazionale Informatica. Allora vedete che qui mi sono divertito di fare il punto che dipende dal parametro e disegnare il vettore velocità. Al variare del parametro, andare a vedere cosa fa questo vettore velocità su una pista di questo tipo, eccetera. Quell'anno che hanno dato all'esame di maturità hanno chiesto di eliminare il parametro e di ottenere l'equazione cartesiana. Non è difficile, bisognava usare che cosa? Le formule di duplicazione seno e poi sostituendo veniva fuori questa equazione cartesiana y al quadrato uguale a questo, eccetera. Vediamo altre curve di Lissajous. A volte non si chiudono, a volte se comincio a aumentare il numero, per esempio seno di 10t, coseno di 9t, la curva fa tutte cose, viene fuori questa specie di cuscino, che però è solo un effetto del nostro occhio, in realtà è una curva chiusa, seno di 10t, coseno di 9t. Un altro anno, all'esame di Stato, nel 2005, si trovi l'equazione della retta tangente alla curva di equazioni parametriche, era il PNI però, sempre il PNI dove queste cose bisognava farle nel Piano Nazionale Informatica. Oppure un'altra curva bellissima da studiare, coordinate parametriche, diciamo quando alla fine della trigonometria conviene farlo perché è molto interessante questo studio qui. Andare a vedere, insomma, direi che magari è l'ultimo argomento di cui riesco a parlare, non so se riesco a finire almeno questo, vediamo un po', volevo aprire un file, sulla cicloide, che è una curva affascinante per le proprietà che ha, insomma, sappiamo, e proviamo ad aprirla. Allora, cicloide, vediamo un attimo. Allora, qui usando l'ambiente di geometria si può fare un'animazione, cioè far vedere un po' che cosa succede facendo rotolare una circonferenza senza strisciare. Ok, allora fermiamo l'animazione. Quindi qui abbiamo una curva che viene descritta e si chiama la cicloide normale, insomma, no? La cicloide normale. Mostra nascondi, potrei, vediamo un po', andare a vedere se c'è qualche cosa con le coordinate parametriche, l'ho disegnato qui. Vediamo un po'. Poi ho fatto che cosa? Ho creato lo stesso ragionamento di poco fa, il vettore nero è il vettore posizione, il vettore rosso è la velocità, il vettore verde è l'accelerazione e
Ed è bello vedere cosa succede nel moto, insomma, se io facessi un'animazione, che cosa succede su una cicloide al variare del parametro T, che è il tempo, insomma, che cosa succede alla velocità? Beh, la velocità non c'è molto da dire. Voi vedete tangente ed è a un valore massimo lì in cima, eccetera. L'accelerazione come è messa e così via. Ci sarebbe la cicloide allungata, la cicloide accorciata e così via. Vediamo, torniamo un attimo alla presentazione per finire il discorso. Vediamo, questa cosa qui, volevo tornare un attimo alla presentazione. Quindi, usando le coordinate parametriche, possiamo andare a studiare velocità e l'accelerazione del moto di un punto sulla cicloide. La cicloide allungata vuol dire che io mi metto a una distanza maggiore del raggio, come in certe ruote insomma, dei treni, no? Allora mi metto a una distanza superiore del raggio e viene creata questa cicloide che si chiama cicloide allungata, che ha dei cappi, dei punti con doppia tangente, insomma, dove si interseca, che erano prima delle cuspidi. La cicloide accorciata, se io prendo un punto della ruota un po' più vicino al centro, come si fa a ottenere una cicloide accorciata? Bisogna prendere un punto, per esempio, io ho preso la ruota a un raggio di 2, ho preso un punto che è distante 1 e 1,4. Oppure studiare altre curve più complicate, che però sono molto affascinanti, insomma. Ipocicloidi, epicicloidi, eccetera. In particolare questo qui è una ipocicloide con quattro cuspidi. Allora, non ho approfittato fin troppo del vostro tempo. Queste attività danno un po' l'idea di come usare gli ambienti grafici, geometria, con la calcolatrice T-Inspire CX secondo, che si può usare all'esame, e del software T-Inspire CX Premium in classe oppure all'esame per analizzare alcune curve, insomma, in coordinate parametriche. Naturalmente, nel caso gli studenti usino questi strumenti, dovranno sempre motivare i calcoli che fanno, i grafici ottenuti, perché i grafici si ottengono molto facilmente con la calcolatrice, però vanno motivati, insomma. E vi ringrazio e vi auguro buon lavoro, nonostante la situazione sia molto difficile in questo periodo. Grazie della vostra attenzione. Vedo la parola di nuovo Virginia. Grazie Luigi degli spunti interessantissimi. Se Raffaella è pronta, intanto do il segno del comando. Raffaella, ci sei? La vedo un attimo ancora muta. Vediamo Eccomi, Raffaella. mi vedete, mi Ok, ci sei? sentite? Siamo a posto. Ok, fai il segno del comando, poi ci... Ecco, ti ringraziamo. Ok, aspetta Ci sono delle domande in portoghese di difficoltà, ma comunque i complimenti anche dai colleghi portoghesi. E poi ci sarà una un attimo. Grazie. domanda di una collega. Grazie, Ok, grazie. Raffaella, la Allora facciamo io dopo provo a la domanda. disattivare questo. No, no, direi farla adesso. Ok, nel senso che una collega chiedeva, i moti in fisica sono al liceo scientifico in terza, sono svolti in terza, mentre le derivate in quinta. Il suggerimento, Luigi? Purtroppo Veronica, Virginia non si sente, si sente molto a scatti. Allora, ripeto, Provo a interrompere il video. un secondo, vediamo. Sì, grazie. Oh, Dicevo,
dicevo, Magari la allora. domanda è il motivo che Purtroppo non la riesco a leggi la chat? sentirla. No. Luigi, se puoi leggere tu la chat e Sì, eventualmente allora vedere. sì. E Grazie. ne parliamo tra poco. Vuoi parlare dopo Ok. allora? Va bene, allora facciamo così, raccogliamo intanto tutte le domande e così poi a chiusura invece vediamo tutte le domande anche con Luigi e Virginia da un punto di vista didattico e altre domande che possono essere venute fuori. Io intanto, come al solito, perché ci tengo proprio, voglio ringraziare Virginia e Luigi. Ringrazio Virginia per coordinamento che sta avanti per questi webinar ormai da, possiamo dire, un anno, come sappiamo tutti, siamo a un anno, 8 marzo è un anno dall'inizio della pandemia, ma è durante in quei giorni che abbiamo deciso di sviluppare questo progetto e di permettere di portare, diciamo, nelle vostre case e portare degli spunti per la didattica a distanza, ma non solo, perché poi io direi che ormai stiamo guardando avanti e siamo pronti per sviluppare anche, spero che tutti i materiali che sono stati portati potranno essere utili per sviluppare l'attività in classe con i vostri ragazzi a partire, diciamo, dai primi anni della scuola superiore. Io ringrazio Virginia anche, ringrazio Virginia per tutti gli spunti e quindi anche per aver portato, diciamo, questa discussione e anche per l'aggiornamento suo e di tutte le persone di TCube che fanno quotidianamente. Luigi non ha bisogno, ha bisogno, lo ringrazio, ma soprattutto mi complimento come sempre per la presentazione che è estremamente interessante e anche in questo caso penso che Luigi ovviamente non c'è mai il tempo di vedere tutto nel dettaglio, questo ce ne scusiamo, ma abbiamo anche deciso in qualche modo di fare questi webinar concentrando un pochino di più, diciamo, magari il tempo e dando soprattutto degli spunti, senza ovviamente riuscire a entrare nel dettaglio di quello che sono tutti i passaggi. Ma quello che è importante è che sia le persone con cui state, sia Virginia che Luigi, che tutto il gruppo TCube, come vi dirò, è sempre a vostra disposizione anche per fare degli approfondimenti e per fare della formazione. Come Campus Store e Texas Instruments sono stati sempre partner, io direi che ormai sono 20 anni che Campus Store e Texas Instruments sono parte delle attività che vengono svolte e soprattutto perché proprio diciamo, la tecnologia Texas Instruments, che possiamo dire che 20 anni fa era veramente l'avanguardia di quello che potevano essere le nuove tecnologie, è stato sempre all'interno di quello che è la filosofia di Campus Store. Campus Store è una filosofia che è quella che ormai conoscete, che è Innovation for Education, che ha l'obiettivo di portare nelle scuole nuove tecnologie, nuove metodologie soprattutto, e per un apprendimento profondo, efficace e critico. E penso che proprio attraverso questi strumenti, e così anche molti altri che abbiamo all'interno del nostro catalogo, se pensiamo anche a tutti i prodotti di Education, questo è l'obiettivo principale. Adesso, diciamo, in pochi minuti vorrei ricordarvi le cose importanti per poter proseguire la vostra attività dopo questo webinar. Prima di tutto vi ricordo il software di cui vi ha già parlato anche Virginia, ma che penso che sia l'elemento oggi più importante. Il software sia Inspire 6 VT, potete scaricarlo gratuitamente sul sito della Texas. Potete ricordare, perché poi tutto vi porterà qui, questo urleducation.ti.com, che è quello che poi vi permette di entrare, accedere a tutti quelli che sono gli strumenti messi a disposizione dalla Texas Instruments. Vi consiglio di scaricare già da subito, da stasera, il software, in modo da poterle, diciamo, intanto mettere in pratica immediatamente quello che avete
ascoltato, ma poi per poterlo utilizzare anche quotidianamente nei prossimi mesi con i vostri ragazzi, permettendo una visualizzazione e un'analisi dei problemi, come avete visto, completamente diversa. Altri strumenti che vi segnalo, proprio una carrellata, sono dei video. Sono dei video tutorial che abbiamo realizzato e che trovate sempre sul sito education.pi.com /it nella pagina principale. Ecco, questi sono dei tutorial che possiamo dire che sono una guida virtuale con dei video di pochi minuti dove vengono illustrate le funzioni principali della calcolatrice. Quindi forse quello che vi aiuta in questo momento, magari dove vi possono mancare, dove potreste, magari avete dei buchi su, ok, ma come devo fare per fare la parabola? Come devo fare per inserire dei dati in un foglio, diciamo, di tabulazione Excel? O come devo anche, semplice, come si accende? Ecco, questo mi viene da ridere, nel senso che a volte la tecnologia parte da lì, no? E questi sono proprio dei video che vi illustrano tutti gli ambienti della calcolatrice e gli strumenti principali. Vi consiglio quindi di approfondire in questo modo, sia voi che eventualmente i vostri studenti, che diciamo forse sicuramente apprezzeranno di non dover sfogliare un manuale di 200 pagine. Altri video di Elia ve li segnalo sul canale di Elia Bombardelli. Elia Bombardelli lo conoscete sicuramente, sia voi che i vostri studenti, sicuramente sia per tutta l'attività e di divulgazione che Elia propone all'interno del suo canale, Divulgazione di Matematica. Ecco, anche in questo caso, diciamo, nel canale di Elia, trovate altri video che invece hanno l'obiettivo un po' di sintetizzare sempre in pochi minuti alcuni problemi legati proprio diciamo, piccoli problemi che sviluppate con i vostri ragazzi. In alcuni casi trovate anche alcuni esempi della risoluzione dei testi della maturità di 2 anni fa ormai, perché l'anno scorso non c'è stata, e di 3 anni fa. Quindi anche in questo caso avete uno strumento per andare ad approfondire alcune tematiche e per poi svilupparle voi stessi con i vostri ragazzi. Vi parlavo prima della formazione, ve ne ha parlato anche Virginia, ci tengo a sottolineare questo elemento, perché proprio attraverso TechSystem e Campus Pro Academy potete richiedere una formazione sia online che in presenza. Vi verranno inviate le calcolatrici presso l'indirizzo della scuola e con queste potrete fare la formazione. Ovviamente a seconda della situazione, che può essere, speriamo, a partire da settembre una formazione in presenza, così come adesso online. Il Campus Store è ente certificato dal MIUR, quindi la formazione può anche essere inserita all'interno di Sofia. Quindi questo ci tengo a sottolinearlo perché è un'altra opportunità che potete utilizzare. È quello che appunto vi stavo dicendo, che Campus Store Academy è ente formatore accreditato al Ministero. Quindi non esitate a andare anche nel nostro sito campusstoreacademy.it, dove trovate diversi modelli di formazione su diverse tematiche, quindi anche faccio un esempio, educazione digitale, Microsoft Lego Education, quindi spaziamo su diverse aree e non solo, anche ovviamente anche tutta la formazione sulle calcolatrici Science Fire 6 2T che possiamo seguire. Questo, come vi dicevo, è il nostro sito, viene aggiornato quotidianamente con nuove proposte. Un altro elemento che potete tenere in considerazione, sempre per approfondimenti, è il libro che abbiamo realizzato con T-Cube, La calcolatrice grafica all'esame di Stato. Questo volumetto, chiamiamolo in questo modo, ha l'obiettivo di descrivere ambienti specifici che possono essere usati per progettare percorsi didattici con la calcolatrice. Non, eh,
questo per guidarvi diciamo con uno strumento magari più immediato, appunto da sfogliare, un libro da sfogliare. Per poter accedere, diciamo, questo libro può essere acquistato separatamente, ma può anche essere, abbiamo creato un bundle con la calcolatrice grafica per gli insegnanti, che già di per sé ha un prezzo che è riservato agli insegnanti, quindi di 85 € può essere acquistata con la carta del docente, ma soprattutto viene inviato in omaggio il libro, la calcolatrice grafica, l'esame di Stato con l'acquisto della calcolatrice. E abbiamo creato anche dei pacchetti per gli studenti, quindi non esitate a mandarci email, a mandarmi una mail anche a me o anche a Campus Store per chiedere eventualmente la possibilità di acquistare dei pacchetti per i ragazzi, 10-20 pezzi, che possono essere gestiti direttamente sia dalla scuola, quindi usufruendo di un prezzo speciale, e sia eventualmente con un acquisto unico da parte magari gestito da un insegnante oppure anche gestito da un genitore, dai ragazzi stessi che possono raccogliere eventualmente i soldi e fare un pacchetto e sfruttare, diciamo, la possibilità di avere un prezzo riservato. Passiamo quindi al prossimo webinar. Il prossimo, aiuto, 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 aiuto. La pagina non compare, vi chiedo scusa. Quindi noi vi invitiamo a partecipare, a iscrivervi, come già vi aveva accennato Virginia, al prossimo webinar. Qui trovate alcuni link utili. Come sapete, tutte le presentazioni, sia la registrazione che tutti i materiali utili saranno presenti sul sito a partire da, diciamo, per fine settimana sono già presenti sul sito, potete scaricarli e utilizzarli a pieno. Io direi che lascio a questo punto ringraziandovi della vostra presenza, sperando di ritrovarvi anche al prossimo webinar. Lascio la parola a Virginia, sperando che ti senta, per verificare, diciamo, eventuali domande e invitarvi ovviamente a essere con noi al prossimo webinar. Virginia, riesci eventualmente a verificare se ci sono delle domande? Allora, se mi sentite, mi scuso, ma probabilmente il mio gestore di conferenza ha un attimo qualche problema. Più che altro, Sente benissimo. ecco, ma falta un po'. Purtroppo si vede che è sotto stress la rete, come dice la mia collega di telecomunicazioni, per cui mi spiace, ma nonostante faccia i controlli, ogni tanto è così dall'antenna e quindi bisogna adeguarsi e trovare delle soluzioni, quindi problem solving. Allora, la domanda l'avevo girata a Luigi, quello che noi e che Luigi, che è il nostro guru dal punto di vista proprio delle buone pratiche, dice sempre la calcolatrice dovrebbe essere proprio dalla prima alla quinta uno strumento che va utilizzato come libro di testo, nel senso che i ragazzi dovrebbero acquisire un'abilità d'uso e seguire tutta l'evoluzione del software, ma soprattutto dovrebbero esplorare con quel metodo Empire che è caratteristico per fare in modo che sviluppino un pensiero critico. Quindi credo che alla domanda, ma i moti in fisica al liceo li facciamo in terza, mentre le derivate in quinta, cosa suggerite? Lavorare dalla prima alla quinta, utilizzare ad esempio la calcolatrice col cavo lungo per fare esporre i ragazzi, e ci sono dei bellissimi sensori che aiutano proprio a lavorare anche con la caduta dei gradi, il piano inclinato e così via, che sono utilizzabili proprio con la calcolatrice e che hanno una parte del software
che è collegato con un applicativo particolare e che possono essere acquistabili proprio per fare quel laboratorio anche in classe. Sono igienizzabili, tutti tranquilli e così via, con le salviettine, l'igienizzante, e potrebbero essere utili nel caso in cui ci fossero delle difficoltà per accedere al laboratorio di fisica per far sperimentare. Io ho alcuni di questi da Campus Tour con la carta del docente e mi sono creata una sorta di strumento di utilizzo che è estremamente interessante da questo punto di vista. Se qualcuno vuole andare a vedere propriamente, c'è proprio l'applicativo. Cliccando sulla pagina nuova trovate proprio aggiungi Venier Data Quest e l'avete visto utilizzato spesso e volentieri con il laboratorio di Donatella. Luigi, vuoi aggiungere qualche cosa tu che hai fatto degli affondi su fisica interessantissimi e sulle equazioni parametriche? No, volevo dire solo, è chiaro che queste cose si iniziano, per esempio, nella classe terza, al liceo scientifico, anche prima, però poi bisogna completare quando hanno a disposizione le derivate, insomma. È chiaro che non, quello che ho presentato non è tutto per la classe. Non è tutto per la classe quinta, cioè alcune cose vengono anticipate e poi al momento opportuno si interviene con il completamento del discorso, perché alcune cose si possono fare legate alla geometria analitica, per esempio il moto parabolico. Non so, la cicloide servono contenuti abbastanza approfonditi di trigonometria. Per parlare poi di derivate, insomma, di accelerazione usando le derivate, bisogna arrivare piuttosto avanti. Gli istituti tecnici e professionali parlano di derivate nella classe quarta e purtroppo al liceo scientifico ci si arriva in quinta, diciamo, ecco. Però si può fare un lavoro in verticale di approfondimento progressivo, insomma, no? E queste calcolatrici permettono di farlo perché mi permettono di trovare una tangente anche se non sanno ancora che cosa è una derivata. Cioè, la calcolatrice mi permette di ottenere la pendenza della retta tangente senza aver ancora fatto la derivata. Poi si capirà meglio che cos'è più avanti. Vi ringrazio comunque. Ecco, i materiali di Luigi reperibili fine settimana, inizio settimana prossima, quando TCube Europe li pubblicherà sul sito ufficiale, voi li potrete scaricare. Ricordiamo che sono soggetti a Creative Commons, nel senso che sono materiali di Luigi, possono essere manipolati, ma se le condividete in rete, ovviamente dovete citare la fonte nonché Luigi. Ovviamente questi possono essere messi a disposizione, siamo magari a distanza in Lombardia, ma ci sono colleghi di tutta Italia con la classe virtuale e i ragazzi possono utilizzare, hanno 30 giorni comunque di software gratuito per provare magari ad utilizzarlo in questo mese in cui siamo ancora a distanza e se devo dare un giudizio, i miei studenti sono stati effettivamente molto, diciamo, motivati nell'uso di questo software perché il fatto di avere connesso l'ambiente geometria li obbliga a fare determinati passi, visto che non hanno sotto il casco come il nostro competitor GeoGebra e quindi devono conoscere un attimino forse di più come funzionano le cose e lavorare con le equazioni. Provare per credere da questo punto di vista. Il database non solo nostro, ma di
tutta la Texas Instruments nei vari settori è molto ricco, offre tantissime opportunità anche in ambito STEM. Potete attivare i vostri ragazzi anche con il codice e Luigi probabilmente in fondo, magari gli do anche una mano, faremo vedere verso la fine dell'anno se ci riusciamo, se non interviene qualcos'altro, anche la proposta nuovissima dell'ambiente di programmazione che è Python, che è il linguaggio che viene utilizzato in ambito scientifico, molto diffuso e abbastanza semplice. Quindi direi che a questo punto, se non ci sono altre domande, possiamo salutare i nostri colleghi e dir loro che li aspettiamo alla prossima volta. Quindi il 23 di marzo scrivetevi e se avete delle domande, noi siamo molto desiderosi di rispondere, saremo pronti a farlo e a darvi sicuramente degli strumenti per rendere intrigante anche questa didattica a distanza e in presenza per chi è in presenza. Un saluto a tutti e un grazie calorosissimo a Luigi e a Raffaella. Arrivederci, grazie. Buonasera a tutti.